Sì, noi possiamo fare un passo successivo. La ricerca che rimane per noi è quella di divulgare la ricerca che facciamo, dialogare ancora di più col cliente, spiegargli che noi quell'animale l'abbiamo visto, quell'allevamento l'abbiamo vissuto, quella filosofia di un determinato produttore l'abbiamo assorbita e forse è nostro dovere, è nostro compito, senza disturbare, catechizzare ancora un po' di più il cliente e portarlo nel nostro mondo. Le cose che ci piacciono, le cose golose saranno sempre le stesse. E dico, ed è su quello che bisogna lavorare. A me piacciono le cose che mi piacevano quando ero piccolo e continuano a ingolosire, quindi la pasta in bianco, parmigiano e burro, mi piace un sacco. Però poi mi piace un sacco la foglia del fico, mi piace un sacco il sesamo, mi piace un sacco il bollito con la salsa verde. Sono stato contaminato e è normale che le contaminazioni poi cambino i tuoi gusti. Ecco perché bisogna contaminare. Ne abbiamo avuto un esempio oggi fantastico della cucina di Pasquale, che è bella, buona e golosa perché è contaminata.